Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 40. Mi svegliai tutto indolenzito per via della mia strana posizione con cui mi addormentai. Sara era ancora lì, su quel lettino. Dio, se mi manca, non voglio perderla. Sara, sono su questo lettino. Non riesco a muovermi, né a parlare. Riesco solamente a pensare nella mente. È tutto così buio. Spero di non essere morta. Ho paura di non svegliarmi più e di non rivedere mai più mio padre d'est e mia madre. Lo so che non mi calcola mai, ma è sangue del mio sangue. Sara, chi sei? Sono Giulia. Mi apparve Giulia. Stiamo camminando in un sentiero oscuro, boh, è tutto così strano. Per fortuna che sto sognando. Sara, ascoltami. Devi combattere per rimanere in vita. Ma come faccio? Non posso comandare il mio corpo. Se regge bene, mi sento debole. No, ti prego, non lasciarmi. Devi vivere. Se no... Se no cosa? No, nulla. Lo scoprirai più avanti. Che palle con questa storia del lo scoprirai più avanti. Adesso me lo dici, se no mi lascio andare e basta. Non mi sfidare, Sara. O combatti per rimanere in vita, o ti salvo io adesso. E se ti dovessi sfidare? C'è che da quando sei entrata nella mia vita non sto capendo più nulla. Ho domande e zero risposte. Vedi te come dovrei reagire, boh. L'hai voluto te. Si scaraventò contro di me. Dottori, venite presto! Che succede? Guardate il monitor! Mi sembrava un miracolo. Il cuore riprende a battere come si deve. Signore, si può dire che è un miracolo che il cuore ha ripreso a battere così bene? Oddio, grazie dottore, avete salvato mia figlia. Si figuri, poi noi l'abbiamo solo operata, è sua figlia che ha combattuto. Ora si riposi, penso che tra 2 ore si sveglierà. Abbracciai Est come non mai e ci addormentammo nuovamente.